Io, Presidente Copagri, una delle organizzazioni che ovviamente partecipa a questa mega elezione per il nuovo Consiglio di Amministrazione, 80.000 persone al voto, ma in questa giornata dalle 7 alle 22, dove deve andare la gente, come deve fare, quante fasce ci sono di voto, insomma, non è poi molto semplice votare il nuovo governo del Consorzio di Bonifica. No, non è così complicato. Le liste sono tre per ogni fascia di contribuenza, perché gli associati sono stati divisi in base alla loro quota di pagamento. Quindi ogni quota ha una propria lista, in base alla contribuenza c'è un candidato per la prima fascia, due candidati per la seconda e quattro candidati per la quarta. Si può dare o voto di lista o voto di preferenza. Lista unica, quindi si sa già chi amministrerà il nuovo consorzio di bonifica, insomma. Noi ci saremmo augurati qualche altra lista proprio per avere anche una concorrenza. Non se ne sono presentato. E quindi avete trovato l'accordo, tre Coldiretti e quattro Agri Insieme. Sì, cioè il mondo agricolo ha bisogno di stare insieme, di essere unito. È un segnale anche importante questo, visto che anche al vostro interno ci sono state parecchie divisioni in passato. Eh sì, però bisogna evolversi e unirsi. L'agricoltura foggiana ha bisogno di unità. Diciamo che oltre ai sette del Consiglio di amministrazione espressi da voi, ci sono anche due rappresentanti istituzionali, Sì, ci sarà giusto? un rappresentante dell'ente provincia e uno dei comuni. No, Che voteranno domani, che si sapranno domani, cioè nel senso che domani sì, l'Assemblea dei questo Sindaci sceglierà. deciderà l'Assemblea dei Sindaci.